Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio fare questo video perché ultimamente mi sono flashata con le parrucche. Cioè, ho sempre pensato che Kylie Jenner e tutte queste ragazze con questi capelli colorati pazzeschi si tingessero i capelli, quindi non capivo. Dicevo, ma come fanno a cambiare colore ogni settimana? Poi ho realizzato che effettivamente si tratta di parrucche che però sembrano capelli veri, quindi sono molto ben fatte. E ho visto che tante youtuber hanno fatto acquisti su Amazon per quanto riguarda queste parrucche. Oddio, mi sta mancando la voce, faccio troppi video e parlo troppo. E ho visto che tante ragazze hanno fatto acquisti su Amazon e le parrucche sembravano, nonostante costino veramente poco, sembravano pazzesche, super reali e quindi ho voluto provare anch'io. Ragazzi, ne ho, cioè, per farvi capire, ne ho veramente tantissime. E voglio che mi scriviate seriamente se mi stanno bene o no, perché io ho tutta l'intenzione di indossarle, ok? Quindi per favore, siate onesti e ditemi: la numero 1, ok, la numero 3 fa schifo. Cioè, siate onesti e ditemi. Io sono molto molto curiosa di provare quella rosa, ma magari la lasceremo per ultima e vedremo, e vediamo. Allora, la prima è questa, che è tipo cotton candy come colorazione. Intanto dovrei, penso che, allora, io non ho mai messo una parrucca in vita mia, ok? Quindi tanto per farvi capire che non ci capisco assolutamente nulla. Quindi perdonatemi se sono ignorante e probabilmente non sarò bravissima. La prima comunque è questa, che è molto cotton candy, parte da questo bellissimo turchese per poi andare sul lilla e poi alle punte rosa. Vi devo dire che è molto molto morbida e non sembra cheap, cioè mi sembra una bella parrucca, ma ripeto, non ci capisco un tubo. Non mi convince tanto la frangetta, vediamo un po' com'è. Ok, questa frangia mi sembra stranissima e non penso sinceramente che mi doni tanto. Proviamo a pettinare un pochino. Wow, cioè sembrano super super morbidi. Ribadisco il concetto che questa frangia non mi piace e non credo che mi stia bene la frangia. Allora, questo penso si sia capito, forse un po' più bassa, ok. Tutto sommato però la parrucca in sé, forse un pochino troppo lunga, però se la taglio vado ad eliminare le punte rosa e mi dispiacerebbe sinceramente. Non è affatto male il capello, sembra super super morbido, mi piace questa piega molto onde, morbide. Poi date un voto ragazzi a questa parrucca, mi piace molto ma credo si possa fare di meglio, ecco. Okay, questa è ispirata molto a Kylie Jenner, però ragazzi io la vedo super 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 finta, perlomeno non tanto i capelli, che ragazzi sono veramente, aiuto, si è impigliata la retina, sono veramente molto molto morbidi e setosi, anzi devo dire che sono ancora meglio di quelli di prima, però l'attaccatura non mi soddisfa e secondo me non è molto naturale. Proviamo a fare, portarla un po' più, no, non lo so, non mi ispira, eppure pensavo che questa mi sarebbe piaciuta subito, invece questo fatto dell'attaccatura secondo me, ovviamente vabbè non l'ho fissata con la colla, magari fissandola con la colla viene meglio, ma non mi sembra molto naturale, forse anche questa attaccatura così scura su di me non me la vedo bene, forse appunto con una riga di lato, però secondo me non è proprio un granché. Forse se avete i capelli scuri magari ve la vedete meglio addosso e magari può funzionare. Per quanto mi riguarda no, mi sa molto di parrucca da Halloween strega, non mi fa impazzire sinceramente, anche se in realtà il colore di tutte le lunghezze, a parte quello sulla base, il colore di tutte le lunghezze non mi dispiace affatto, cioè è veramente uno splendido splendido colore e vorrei tanto poter avere i capelli di questo colore ragazzi, perché è una figata, cioè non posso dire di no, però appunto l'attaccatura è un no per me, non riesco a farli stare come vorrei, non lo so. Ditemi voi che cosa ne pensate, non lo so, colore sì, attaccatura no. E poi c'è questa corta, e mi sa che avevo preso anche la versione lunga di questa, ma non mi è mai arrivata, for some reason, I don't know. Mi piace, questa devo dire che mi piace, allora forse, allora il colore è splendido per me, ok, cioè
secondo me non esiste il colore più bello del rosa anche per i capelli, lo so, cioè sono fatta così, che cosa vi devo dire? Cioè a me il rosa piace in tutto e piace anche come colore di capelli, specialmente questo rosa pastelloso, così chiaro, con questi riflessi quasi dorati, no? Boh, non lo so, a parte che oggi ragazzi sto indossando l'illuminante per la prima volta dopo non so quanti anni, vi prego, ditemi se vi piace oppure no, devo incorporarlo nella routine quotidiana di trucco oppure è meglio che non lo metta mai più, cioè ditemi voi. Mi piace molto, vi devo dire, sia il taglio di questa parrucca che è un po' più corto dietro, un po' più lungo sul davanti, che la sensazione che mi dà, cioè è molto morbida e non è esagerata come le altre, forse quelle lunghezze un pochino appunto troppo esagerate sono un po' troppo per me. Mi piace la frangia in questo caso, anche se forse dovrei accorciarla un pochino perché comunque non ho una fronte super super ampia, quindi andrebbe forse accorciata, ma ovviamente poi sì, mettono a posto, però questa forse potrebbe proprio essere una di quelle parrucche che io potrei indossare a volte magari per filmare, per uscire, insomma non lo so, ditemi voi che cosa ne pensate, date un voto anche a questa. Sicuramente, almeno per il momento, è la mia preferita. Poi c'è questa, una cosa che non mi piace, forse sono io che non sono abituata, non mi piace tanto il fatto che appunto la ricrescita, praticamente la base sia così scura, ok? E poi il resto dei capelli della parrucca sia di un altro colore. Non lo so, non riesco a vedermi, cioè forse non riesco proprio a vedermi con una base scura, forse questo è il mio problema. Comunque vi devo dire che, a parte il colore che non è proprio il mio colore, forse è quella che risulta più naturale tra tutte, allora forse è anche un pochino troppo lunga in realtà, quindi si può sempre tagliare, ma per me forse un pochino troppo lunga. Il colore non è di certo il mio, ma forse tra tutte è quella che risulta un pochino più naturale. E non lo so, a tratti mi sembra strana, a tratti non mi dispiace affatto. Sì, ti ci puoi giocare un pochino di più con questa, non è niente male, secondo me è la più portabile, la più naturale tra tutte, però vi devo dire la verità, oh ragazze che avete tanti capelli e lunghi, come cavolo fate? È pesantissima, cioè ma veramente le ragazze che hanno tanti capelli e così lunghi si sentono la testa pesante? Boh, non lo so, cioè per me è una sensazione nuova, anzi dovevo metterla un pochino meglio dietro, ok? Per me è una sensazione nuova ragazzi, è quasi, mi sembra surreale, cioè ma veramente avete questo problema? Ok, strano ma vero, ma ragazzi questa è tipo la mia preferita, cioè allora non mi sono mai vista castana scura nella mia vita, cioè proprio mai, però è la lunghezza dei miei capelli, quindi forse un pochino più corta addirittura, quindi non mi dispiace, non mi vedo castana, però la parrucca in sé secondo me è tra le migliori, se non la migliore, sia per la sensazione che ti dà e forse anche perché boh, i capelli non sono in realtà super super morbidi, forse addirittura quella turchese, quella cotton candy a tre colori era più morbida, però tutto sommato la lunghezza di questa la rende estremamente naturale, portabile e non riesco a vedermi con la frangia, forse vabbè ovviamente perché non l'ho mai portata se non da piccolissima, però la lunghezza, la consistenza dei capelli e il colore in sé, perché se vedete bene è un castano ramato, castano quasi con dei riflessi miele e quindi è molto, risulta parecchio naturale, non sembra finta come colorazione, qui la vedete con un po' meno luce, qui la luce è un pochino più forte da questa parte, quindi riuscite a vedere i riflessi. Non lo so, secondo voi come sono castana? Calcolate che tutte queste parrucche le ho pagate davvero poco, quindi secondo me tutto sommato per il prezzo non sono niente male, vorrei sapere da voi però che voto date a questa. Che cosa ne dite? Dovrei indossarla, dovrei fare i capelli di questo colore, non lo so, oddio, datemi consigli, ditemi le vostre opinioni. Questa non è niente male, nel senso che la sensazione dei capelli, ragazzi, è quasi reale, sono morbidissimi, molto lucenti e sì, sono proprio leggeri e morbidi, mi piace tanto questa sensazione. L'unica cosa e l'unico problema che io ho, e forse sono stata io a sbagliare l'acquisto più che altro,
questa base scura, ragazzi, non mi convince, mi sa molto di strega Halloween, nonostante il colore comunque sia bellissimo, cioè questo colore è stupendo. Proviamo magari a spostare la riga, magari forse è proprio la riga che non mi piace, ma stanno solo così, cioè praticamente se viene, se ti arriva con la riga al centro, se è stata fatta con la riga al centro, non puoi cambiarla sostanzialmente, così te la devi tenere. Voi che cosa ne dite, cosa ne pensate? Non mi dispiace affatto la lunghezza anche di questa, trovo che quelle un pochino più corte siano forse un po' più, non voglio dire naturali perché ovviamente non è un colore naturale, però forse un pochino più portabile e un pochino più fattibile da mettere uscendo, ecco, questo intendevo. Anche questa però non mi convince tanto, è forse la mia preferita fino adesso, veramente era quella rosa, rosa corta e quella castana che ho appena provato, che ragazzi è stata, mi stupisco ancora del fatto che mi sia piaciuta. Questa sì è un pochino più problematica, non lo so, ditemi voi cosa ne pensate di questa. E questa, ragazzi, è l'ultima parrucca di oggi. Allora, a parte che mi sembra di avere una fronte altissima, non so, non lo so, forse è solo una mia impressione. Questo colore continua a piacermi tanto, la lunghezza mi piace molto, solo ragazzi questa base nera, cioè su di me non riesco a vedercela proprio, secondo me sono troppo chiara, cioè se io mi alzo e vedete solo l'azzurro, ok? Non è mica male, ma poi mi abbasso e si vede sta roba, cioè sta base nera, che più nera non si può. Secondo me qui hanno un po' sbagliato, dovevano farla magari castana scura, ma nera così non è molto naturale. Cerco di, perché ho visto dei video in cui le ragazze praticamente spostavano la riga a loro piacimento. Perché io non ci riesco? È sempre così, vedo nei video robe tipo oh che figata, lo faccio anch'io, e poi puntualmente nel mio caso non è fattibile, quindi in realtà anche questa è molto morbida e devo dire che non sono niente male, cioè come qualità, è solo che secondo me non stanno proprio benissimo su di me sostanzialmente. Beh, un pochino sono riuscita a cambiarla la riga, non tanto ma un pochino. Tutto sommato speravo risultassero un pochino più naturali, se devo essere sincera. Comunque sì, non lo so, forse sono io che devo abituarmi a vedermici con i colori di un colore diverso, perché comunque sono sempre stata bionda, non ho mai fatto, no, in realtà avevo fatto i capelli fucsia, li ho fatti anche blu, ma tipo quando avevo 15 anni, e poi negli ultimi anni li ho fatti rosa diverse volte, rose gold, poi era un pink un po' più acceso, un rosa un pochino più pastello. Però con i colori scuri non riesco proprio a vedermici, forse dovrei iniziare a giocare un pochino di più con il colore sui capelli. Peccato che se li tingo ancora probabilmente rimango calva, quindi è meglio buttarsi sulle parrucche, Nicole, a questo punto. Comunque consigliatemi voi, ditemi voi secondo voi qual era quella che mi stava meglio. O insomma se secondo voi dovrei comprarne altre, se dovrei indossarne alcune nella mia vita quotidiana di quelle che vi ho fatto vedere, o almeno per i video, non lo so, fatemi sapere, sono veramente veramente curiosa di sentire, di leggere i vostri commenti, come mai nessun video, questo video sono veramente super super curiosa di vedere che cosa mi scrivete, perché io non so darmi un'opinione, a volte avete proprio bisogno dell'opinione di un'amica, o in questo caso di 700.000 amiche e amici ovviamente, che mi danno appunto un feedback, che mi dicono Nicole stai da Dio, oppure Nicole meglio che tu non la metta mai più. Comunque questo è quanto per il video di oggi, mia family, spero vi sia piaciuto, io mi sono divertita molto a fare questo testing con voi e niente, per il resto mi raccomando scrivetemi tutto nei commenti perché li leggo sempre tutti 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 tutti. Vi mando un bacio grandissimo, un abbraccio forte 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 perché vi voglio bene, mia family, e noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao.